Esatto, siccome non sono riuscita più a contattare. Vabbè, devo vedere la disponibilità per martedì. Sì, se mi richiama posso farle sapere qualcosa. Va bene, va bene. Venerdì le faccio sapere. Ok, arrivederci, salve. Salve. Buongiorno. E io, niente, oggi vado via. Sì. Sì. Tutto saldato. Infatti, tutto pagato già. Ci sono gli extra però a parte. Ah, gli extra. E quelle, vabbè, quant'è? Allora, il mio collega ha stampato già lo scontrino. Buongiorno. 6,33 euro. Centesimi? No, trentini. 33 trentini. Entrarono in Trento. Tutti e 33. Trotterellando. Hai visto, la sai. 33 trentini. Entrarono in Trento. Tutti e 33 trotterellando. Trentini. Entrarono in Trento. Tutti e 33 trotterellando. Più veloce. Entrarono in Trento. Tutti e 33 trotterellando. 33 trentini. Entrarono in Trento. Tutti e 33 trotterellando. 33 trentini. Entrarono in Trento. Non sai, le lavatrici, tutte le cose vanno per i bambini. Ma vabbè, se ci vediamo domani, ciao ciao. Ma chi era? Il mio marito. Sì. Sì. Ma tuo marito è ancora in ospedale, sta. Madonna, è un mese che sei in ospedale. Oh, che cosa l'hai vista brutta per quell'incidente, eh? Vero. Ma come sta, ancora nel letto? Sì, sta nel letto, dove essere. Ma si può alzare o non si può alzare? Ma tu lei, il medico dice che si può alzare. L'avvocato dice che non si deve alzare. Cioè, mettetevi d'accordo, si deve alzare o non si deve alzare. Cioè. Ma questo avvocato com'è? È bravo. E allora, fallo stare nel letto. Glielo ho detto pure io, se tu qua sei nel letto, Cipina. Così dai aria pure a me. Bravo. Sì, dove ti riconosci? Per me è che cosa devo dire? Riferito, facciamo un'indagine e cerchiamo di capire chi è stato, cioè non è che lasciamo le cose così, chiediamo a tutti. Non sto dicendo. Grazie di tutto, di nuovo, arrivederci. Senta, scusi. Sì? Scusi un attimo. Problemi? No, ho salvato tutti. Sì, 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 per quello sì. No, è che volevo porle una piccola domandina, ecco. Volevo giusto sapere se lei è a conoscenza della differenza tra la carta igienica e la tendina della doccia. No. 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 Da sta è stato lui. Si vince anche. Quindi tutto a posto. Sì, tranquillo, no, per sapere. Arrivederla. Arrivederla. Ah. Un appunto lo devo fare, proprio per essere pignoli, per quanto riguarda le tendine docce. Sarebbero da cambiare, eh? E perché? Sono un po' corte. Sì. E anche un po' scomode. Possiamo avvicinare il water, magari. Sì. Abbiamo risolto il problema, abbiamo risolto il problema! Pasquale, ma tu, avete fatto le prove della recita? Sì, sì. Che parte ti hanno dato? Allora, farò la parte di un uomo sposato da 25 anni. Ho capito tutto, non direi una parola. Lo so per esperienza. Il copione è facile, sta tranquillo. Basta che ti regalo. Sono due o tre giorni, non è che ci prendiamo in giro. Maria si chiama, sì. Dove sta? È qua, dovrebbe stare, sta la biancheria. Ah, ecco. Sto cercando di capire se è lei. Io sto cercando di capire, ma lo sa chi è. Maria! Sì? Il direttore dell'albergo vuole parlarti. Signorina Maria, ecco, meglio guardarsi negli occhi in certe occasioni, ecco. E lei lavora qui da quanto tempo? 3 settimane, direttore. 3 settimane? Sì. Non me ne sono accorto, cioè, voglio dire, una volta la facevi la selezione del personale. Ma è successo qualcosa? No, per carità. Ecco, la mia domanda è questa. Per caso lei crede che una persona possa resuscitare?
No, direttore, ma chi è che ci crede? Ma penso nessuno, ci aggiornano ad oggi. Tutte le problematiche che stanno, uno pensa che quello può resuscitare, no? Non credo. È molto difficile che uno ci possa credere. Bene, il problema è questo, che la settimana scorsa che lei mi ha chiesto un giorno di permesso per partecipare al funerale di suo suocero... Sì, che disgrazia. Beh, suo suocero dopo 2 ore stava qui. No, è che nella disgrazia mi sono confusa, non è mio suocero, è mia suocera. Che disgrazia certe volte. Il problema è che anche sua suocera stava con suo suocero, tutte e due a mano. Domando, cioè chi stava nella barra?